Ciao a tutti, bentornati sul canale Amo gli italiani. Giunge una voce piuttosto destabilizzante alle orecchie dei fedelissimi telespettatori di Uomini e Donne, e soprattutto quelli che preferisco il trono over. Paura per i seguaci di una coppia uscita innamorata dal dating show di Maria De Filippi giusto lo scorso anno, per poi sposarsi mesi dopo. Sarebbe crisi tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani. La coppia si era conosciuta con molta calma ed educazione. Un avvenimento davvero raro in quel della trasmissione di Maria De Filippi. Le storie dei più stagionati sono molto spesso condite di aspre litigate, rancori e rinfacci. Isabella Ferrari e Fabio Mantovani erano stati un esempio a Uomini e Donne. C'è crisi? Isabella Ricci, il gossip bomba sulla ex Uomini e Donne. La bellissima ex dama del trono over, finché ha fatto parte del parterre di Uomini e Donne, è stata non per sua scelta, almeno all'inizio, acerrima rivale di Gemma Galgani. I temibili opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti non facevano altro che mettere le due signore a confronto, lodando, ovvio, la prima per sminuire e umiliare la pietra miliare del programma di Canale 5. Adesso sarebbero guai per la sua vita sentimentale. Non solo è uscita l'indiscrezione che vedrebbe Isabella Ferrari e Fabio Mantovani in crisi, si vocifera pure che tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne sarebbe addirittura finita. Si sarebbero lasciati, questa la peggiore delle ipotesi emerse sui social, affollati da appassionati. In effetti entrambi non si seguirebbero più su Instagram, un brutto indizio. Inoltre la loro ultima foto insieme risale a mesi e mesi fa. Ma si erano trasferiti a Dubai e stavano così bene, com'è possibile, è finita, si erano appena sposati, scrivono. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.